nel nostro sviluppo della produzione, oggi parliamo dell'equalizzazione. Il mixaggio non è solamente definire i giusti volumi di ogni traccia e magari spostare un po' a destra e a sinistra. È molto importante definire l'equalizzazione di ogni singola traccia e anche del master generale. L'argomento è vastissimo e non intendo certamente esaurirlo in questo piccolo video, però si tratta anche in questo caso di dare degli input e un approccio di base. Per quanto mi riguarda, sia dal punto di vista generale che in ogni singola traccia, quello che mi convince di più degli approcci all'equalizzazione è quello di andare a togliere ciò che non è necessario e ciò che può disturbare altrove. Un'equalizzazione di questo tipo non ha molto senso, perché laddove si va ad alzare molto i gain, si va ad applicare digitalmente ed enfatizzare frequenze che in realtà non ci sono nel suono originale. Ora, ovviamente, qualche punta qua e là si va a dare, però l'equalizzazione si tratta soprattutto di andare a togliere le frequenze che non servono. Per esempio, una tastiera si va a tagliare sotto fino a un certo punto della gamma di frequenze, fino a che va a incidere effettivamente sul suono. Tutto ciò che non serve si tiene fuori, perché altrimenti si tiene della sporcizia, del disturbo. Ma anche all'interno della gamma di frequenze si va a togliere delle risonanze che possono risultare fastidiose. La tecnica è abbastanza semplice: si alza il gain di una frequenza al massimo quasi e si va a cercare la frequenza fino a che non si sente un disturbo. Dopodiché si toglie la frequenza e si va ad ampliare il Q, ma l'ampiezza dell'azione della frequenza, fino a che risulta il suono abbastanza armonizzato. E questa è una procedura che deve essere applicata un po' su tutte le tracce, o quantomeno andare sempre a togliere quelle frequenze che disturbano. Come abbiamo detto anche nel video precedente, l'equalizzazione serve a fare spazio, perché, come sappiamo, le due frequenze uguali si annullano. Quindi togliere le frequenze alte laddove non servono, togliere le frequenze basse laddove non servono e ad andare ad intervenire nel dettaglio in mezzo per ogni singola traccia fino a che non abbiamo un suono soddisfacente. Poi la cosa va molto al gusto personale, comunque ci sono anche tante regole da seguire, tantissime scuole di pensiero, con qui è bene anche andare a farsi una cultura per essere più preparati possibili. Rimane sempre che l'allenamento per il tuo orecchio, per andare a trovare quel suono che ti soddisfa, è il miglior modo per poter poi intervenire effettivamente sulle proprie tracce. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!